Ragazze, allora oggi voglio rispondere al video tag se ho i trucchi che mi lascerei rubare che ha lanciato Eleonora Manni e ringrazio perché mi ha taggata in questo video tag. Ciao Ele, ti mando un bacione. È una ragazza dolcissima, bravissima, seguo tutti i suoi video, dà dei consigli ottimi, infatti vi lascio nell'info box il link al suo canale che già vi ho lasciato in qualche video precedente. Comunque merita davvero, andateci a dare un'occhiata. Iniziamo subito con questo video tag, che sarebbe il video tag inverso dei se i miei trucchi scomparissero, cioè bisognava indicare i 10 prodotti che andrei sicuramente a ricomprare. Qui bisogna indicare i 10 prodotti che seppure se li isolano non ce ne può fregare di meno. Allora, purtroppo come primo prodotto metto questa palette della Bohème per il semplice della Make Up For Ever, per il semplice fatto che io non la uso, l'ho utilizzata 3-4 volte massimo e non la uso perché non mi ci sono trovata bene, non sono in grado di utilizzare gli ombretti cotti, almeno questi, perché non mi durano niente. Infatti ho pensato di venderla per chi magari non l'avesse trovata, perché questa qui è un'edizione limitata. La voglio vendere a 15 euro, infatti colgo l'occasione perché non so dove fare, insomma, dove poter indicare il fatto che io voglio vendere questa palette. Se qualcuno è interessato perché magari è una collezionista o perché magari ci teneva particolarmente a provarla, o perché magari cioè, sarò io che non sono capace sicuramente, però non mi ci sono trovata molto bene. Io sono stata fortunata perché l'ho pagata a metà prezzo al Cosmoprof, perché sennò costa tipo un 48 euro da Sephora a prezzo pieno. Io l'ho pagata 24 ed è per questo, insomma, che la vorrei vendere a 15 euro. Ed è questa qui. Mi dispiace tanto perché è deliziosa come palette, però non la uso ed è un peccato. Infatti, vedete gli ombretti, cioè tutti gli ombretti hanno ancora la bombatura, che è proprio inutilizzabile, proprio perché non mi ci sono trovata bene e insomma lo reputo un prodotto che seppure insomma c'è o non c'è, per me è uguale, anche perché non la utilizzo, insomma. Poi, sempre della Make Up For Ever, il rossetto della linea La Bohème, questo è proprio il Bohème, e questo rossetto qui, purtroppo, essendo molto molto cremoso, mi va a finire nelle righettine delle labbra e le evidenzia tantissimo, ed è per questo che non l'ho utilizzato quasi mai, se non 3-4 volte, quando ho utilizzato la palette, insomma, per fare l'abbinamento, ed è questo qui. Infatti volevo vendere anche il rossettino, che tra l'altro ha il packaging meraviglioso, però purtroppo che bisogna dire, non la uso ed è un peccato. E se qualche amica, non lo so, vostra interessata, io vendo questo completino, questo completo qua a 20 euro, 5 euro il rossetto e 15 euro la palette. Colgo l'occasione anche, insomma, per cercare di vendere qualcosa. E un altro prodotto che non mi è piaciuto è il rossetto della L'Oreal, questo qui, il Caress, perché ha una texture molto, una texture tipo glossy e non resiste, cioè voi lo applicate dopo 5 minuti o perché avete fumato una sigaretta o perché avete bevuto un bicchiere d'acqua o per qualsiasi altra motivazione non ve lo trovate più sulle labbra ed è un peccato. Comunque è un rossetto che a prezzo pieno costa 12,50 euro. E sinceramente in commercio anche a meno anche con meno soldi riesci comunque a trovarti un rossetto migliore di questo qui. Lo swatch è questo, come potete vedere è quasi trasparente, non si nota proprio. E quindi non mi ci sono trovata bene, non lo ricomprerei perché non merita, obiettivamente non merita. Poi, un altro rossetto che non mi piace è questo qui della Yves Rocher ed è il beige Sahara, il 102. Spero che lo potete vedere. Comunque è questo qui con il packaging verde e ha questo color nude. Il problema di questo rossetto qui è che ha un odore assurdo, dà proprio fastidio solo a sentirlo. È molto molto forte, quindi non lo utilizzo quasi mai.
c'è o non c'è per me uguale ed è questo qui. Tra l'altro ha un colore sbocciato, sembra carino questo rosa malva, ma sulle labbra vi fa un effetto morta assurdo e quindi non mi piace, infatti non lo utilizzo mai. Ed è questo il quarto prodotto. Passiamo al quinto prodotto. Questa qui è la tinta per labbra che ho bocciato qualche mese fa ed è davvero pessima. Questa qui, una volta applicata, dopo un 10-20 minuti vi si iniziano a sgretolare le labbra a pezzi ed è la tinta praticamente che si sgretola e va via. È un prodotto pessimo, infatti credo proprio che lo butterò perché non me ne faccio niente. Solo il balsamo, vale insomma la pena utilizzare, che non è male. Ma per quanto riguarda la tinta, questa qui è la Super Stay Lip Color di Maybelline, fa veramente schifo e sinceramente meglio a perderla che a trovarla. E siamo al 1, 2, 3, 4, 5, il sesto prodotto è questo blush della Essence, della linea Silky Touch Blush ed è il 10 Adorable. Il problema di questo blush è che non scrive, se ce l'avete su non se ne accorge nessuno, perché se lo svuociamo, vedete, scrive. Lo faccio qua. Vedete, scrive, svuociato. Se invece lo andiamo a mettere sul viso, non si nota assolutamente niente. Infatti non lo utilizzo mai perché è inesistente, davvero inesistente, pure da utilizzare soltanto la mattina, è inesistente, quindi non lo ricomprerei, anche perché di questa linea qui, io ho sbagliato, io di questa linea qua c'ho solo questo blush qui, però ho visto che la Essence fa di questa linea anche dei colori tipo pesca, fucsia, molto più carini di questo qui e quindi il 10 Adorable sicuramente non lo andrei a ricomprare. Passiamo a 1, 2, 3, 4, 5. Settimo prodotto è questo mascara della New York Color, il City Curls, che sarebbe quello lì incurvante, vedete? Fatto con lo scuolino così, però tutto fa tranne che incurvare. Tra l'altro, questo qui indurisce talmente le ciglia che sembrano tipo di plastica, fa quasi impressione. Non lo utilizzo quasi mai perché non incurva niente e mi fa appiccicare tutte le ciglia e mi sembra che ho soltanto un pelo appeso. E quindi non lo utilizzo mai, è davvero pessimo. Non ve lo consiglio. Questo qua è l'845 Black. Questo. Eccolo qua. E sinceramente, insomma, non mi piace, non mi piace, non mi piace. E lo buttiamo via. E siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ottavo prodotto, questi qua insomma vale per un prodotto perché sono della stessa linea. Sono queste due matite qui lunghissime della New York Color che le boccio perché. Allora, questa qui, questa color top non è malvagia, solo che queste matite qui tendono a sciogliersi. Allora, questa è il color top, poi abbiamo, cioè guardate la confezione. Si è sciolta nella confezione, figuratevi nell'occhio. Poi abbiamo questa nera, sono molto molto morbide. E poi c'è questa viola. Queste qui le boccio perché sono fin troppo morbide, soprattutto la nera, quando la vado a mettere, dopo pochissimo me la ritrovo tipo sciolta tutto qui e bruttissima. La viola non scrive proprio, cioè qui sembra che scrive come potete vedere, ma io l'ho comprata per utilizzarla nella rima interna e non scrive. E sulla palpebra
sulla palpebra mobile, devo insomma scartavetrarmi l'occhio sperando che scrive, non capisco il motivo. Questa qui Toppo la utilizzo molto poco, l'avevo comprata insomma per disegnare le sopracciglia, però non nel colore adeguato. Sono veramente prodotti che utilizzo poco e niente, e tra l'altro hanno una confezione scomodissima perché sono super super lunghe e non entrano nei cassetti, nelle cassettiere, quindi le tengo nei cosi dove tengo, nei cestini dove tengo cestini, come chiamarli, nei portapennelli praticamente, li metto lì perché sono un altro po' anche più grandi dei pennelli e le lascio lì così, giusto per. Poi come ultimi due prodotti abbiamo il mascara, questo qui della New York Color, il Big Bold Mascara. Questo qui dovrebbe dare un super volume smisurato alle ciglia, ma vedete, ha questo scolino enorme, però fondamentalmente non fa niente, né le allunga, né fa volume, né niente, le colora solo. Questa è la funzione di questo mascara qui. Ci sono rimasta male perché, devo dire la verità, la maggior parte dei prodotti che ho della New York Color mi ci sono trovata bene, eccetto per qualche mascara e quelle matite lì, dato che questo qui era un tipo nuovo, avevo delle aspettative in più su questo mascara. Ho detto vabbè, mi sono trovata male con gli altri, con l'altro mascara che ho comprato, però con questo qui sembra, non lo so, mi ha colpito prima di tutto, vabbè, la confezione, anche quello che prometteva, 15% in più di volume, eccetera eccetera. L'unica cosa che hanno modificato in questo mascara è saranno gli ingredienti, sarà insomma sicuramente, perché non fa indurire le ciglia tipo plastica, le lascia insomma normali, naturali, però le colora soltanto, non dà volume, non dà niente. E la stessa cosa, secondo me questi due mascara qui sono uguali, solo che cambia la confezione, anche perché tutti quanti sanno che la New York Color sarebbe la linea economica della Rimmel. Hanno innanzitutto lo stesso identico odore, i due mascara. Lo stesso identico odore, lo scovolino è quasi uguale, e questo qui è il famoso Scandalize di Rimmel, che di scandaloso ha solo il nome, perché le ciglia, praticamente questo è Extreme Black, sì, le colora solo, però non allunga, non volumizza, non fa assolutamente niente, e secondo me sono gli stessi mascara, però hanno un packaging diverso, solo che questo qui ve lo fanno pagare di meno perché è della New York Color, tipo sui 3,90 euro, e questo qui io l'ho comprato in offerta da Acquestapone con l'eyeliner, che è pure un altro campione, però non c'entrava, quindi non l'ho messo, e questo qui stava la confezione tipo 6 euro con l'eyeliner, ma perché era in saldo da solo, non lo so quanto costa, e sono insomma pessimi tutti e due, cioè sono non pessimi perché alla fine non sono proprio malvagi, però sono quei classici prodotti che se li avete o non li avete sul viso non ve ne accorgete praticamente, non vi cambiano niente, e quindi questi altri due qui. Ragazze, il video tag finisce qui, fatemi sapere i vostri prodotti, insomma, me li lasciate scritto qui giù nei commenti, oppure anzi, vi taggo tutte, per chi vuole fare un video risposta a questo video tag, insomma, me lo mette qui sotto, sarò molto molto felice di vederlo. Per chi è interessato alla linea Bohème, io la vendo tutta rossetto e palette 20 euro, mi fate sapere, perché non so, qualche amica che era interessata eccetera eccetera a quella palette, insomma mi fate sapere, faccio anche propaganda, e niente, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!